Io mi ero preparato un bel discorso, cioè, sulle visioni, ma poi è successa una cosa terribile. È successo che è crollato un ponte a Genova, anzi il ponte a Genova. E allora mi sono perso. Crollano i ponti e si costruiscono i muri, quelli fisici e quelli metaforici. Quel terribile 14 di agosto è stata una giornata terribile. Io da allora, devo dire, non penso ad altro. Vedete, questo ponte deve avere le qualità ovviamente fisiche, reali, pragmatiche. Deve essere un ponte che dura 1000 anni. Ma deve essere anche un ponte che rappresenti bene la città. Deve esserne il ritratto in qualche maniera. E deve elaborare questo lutto terribile. Quando è caduto questo ponte? È caduto 3 o 4 volte. Intanto è caduto perché è caduto. Poi ha portato con sé 43 vite. E tutto il dolore che questa accompagna. Poi ha creato 600 sfollati. Poi ha spaccato la città in due. È terribile. Questo ponte, oltre a rispondere alle esigenze della città e della viabilità, deve anche rispondere a questa esigenza di rappresentare e di elaborare, ricordare questa cosa. Io ho tante idee su Genova, dovrei anche stare un po' zitto perché mi viene, ma cosa volete? Succede così. Genova deve costruire sul costruito, questo è quello che stanno dicendo. Genova non può espandersi come altre città, creando nuove periferie. D'altronde dove le farebbe Genova le nuove periferie? Non in mare e non sui monti. Quindi Genova, e non solo Genova, tutte le città dovrebbero fare questo. Taciturni, dicono, taciturni i genovesi. Beh, diciamoci la verità, se si abbassassero un po' i toni di voce e si alzassero lo sguardo, sarebbe tanto meglio per tutti.